ballotte, cacio e uova. Ingredienti per 6 persone. 250 g di formaggio semifresco di pecora o di vacca, dolce grattugiato. 250 g di mollica di pane raffermo. 5 uova. 1 kg di pomodori pelati. 3 decilitri di olio extravergine di oliva. Una manciata di prezzemolo tritato finemente. Uno spicchio di aglio tritato finemente. 2 spicchi di aglio intero. Farina 00. Sale. Foglie di basilico. Procedimento. Versate dentro un recipiente il formaggio, la mollica di pane, l'aglio tritato, il prezzemolo ed infine le uova sgusciate. Con l'aiuto di una forchetta, formate un impasto omogeneo e lasciate riposare per 10 minuti. Trascorso tale tempo, formate delle piccole polpette e infarinatele. In una larga padella, intanto, fate scaldare l'olio, lasciandone circa 50 g da parte. Quando è pronto, friggete le polpette nell'olio bollente. Quando sono di un bel colore dorato, scolatele e adagiatele su carta assorbente. A parte, fate scaldare il rimanente olio con i 2 spicchi di aglio intero. Quando sono dorati, toglieteli e versate i pomodori pelati. Aggiustate di sale, fate cuocere per una decina di minuti. Aggiungete le pallotte e continuate la cottura per altri 10 minuti. Può essere servito sia come antipasto che come secondo, insieme all'intingolo di pomodoro e qualche foglia di basilico.